siamo qui con Luisa Corna e queste date al Festival Show, queste esibizioni si alternano al tuo tour Non si vive in silenzio, un'estate quindi molto impegnativa. Come sta andando questa esperienza? Sei soddisfatta? Molto, devo dire che sono veramente contenta perché vabbè, ce ne sono tante, giriamo l'Italia, ho un gruppo fantastico con i quali mi trovo benissimo e abbiamo proprio anche da parte del pubblico insomma una bellissima accoglienza. Sei amatissima, infatti anche qui ti stavano aspettando. Che carine, grazie, grazie. Questa tua canzone Non si vive in silenzio è stata scritta da Gino Paoli, ma è solo uno dei tanti artisti importanti con cui hai collaborato. Ricordiamo Alex Britti, Gatto Panceri. C'è un artista in particolare con cui nel futuro ti piacerebbe collaborare o che hai in programma? Non c'è in programma nulla per il momento, ce ne sono tanti, difficile dirlo. Poi veramente in questi anni anche televisivi ho avuto veramente la possibilità di duettare, di conoscere tanti artisti e io ho sempre trovato che sia una cosa molto costruttiva, importante per me, e quindi quando ho la possibilità comunque di collaborare è una cosa che è importante, secondo me, comunque unire anche le proprie creatività. Per il tuo futuro, quali sono i tuoi progetti, quali sono i tuoi sogni? I sogni ce ne sono tanti, come sempre. Poi bisogna vedere fino a che punto saranno concreti e realizzabili. Però non lo so, vedremo adesso, fino a ottobre saremo in tour. Poi dalla nuova stagione, boh, non lo so, il futuro è incerto.